Salve a tutti, benvenuti da MicWeb, oggi con un nuovo tutorial, oggi con una nuova serie. Vi spiegherò Apple Script. Apple Script cos'è? È un linguaggio di programmazione nativo per il sistema Mac, quindi tutti gli utenti di Windows non impareranno nulla da questo tutorial. Con Apple Script è un linguaggio che ci permette di aggiungere delle applicazioni o dei automatismi aggiungendo solo qualche comando in inglese, in poche parole. Vi faccio un esempio. Il primo esempio che oggi vi spiegherò è questa qui. Questa è la mia prima app che ho costruito. Eccola qui. Cerca su YouTube, trova il tuo video su YouTube. Cerco, che ne so, tutto. No, mi cerco il mio canale. Cerca. Me l'ho aperto sull'altro schermo. Lo faccio di nuovo vedere, se no non mi credete. Eccolo qui. MicWeb, ad esempio. Come vedete, mi cerca su YouTube. E questa piccola app, questa qui, l'ho fatta appunto con Apple Script. E oggi adesso vi farò vedere come possiamo scriverla. Incominciamo, è tutto in inglese, però è abbastanza chiaro. La prima cosa che dobbiamo definire è una variabile che per comodità la chiamo the results. Il nome della variabile può anche essere banana, insomma, giusto per intenderci. Tu apro la parentesi, scusate, spazio, apro la parentesi, display dialog, praticamente è la finestra di interazione. Display dialog, metto trova il tuo video YouTube. Ovviamente quello che ci viene comparso, qui si può scrivere quello che si vuole. Poi with title, ci mettiamo un titolo anche per chi sa l'inglese, qui non ci sono problemi. Titolo metto cerca su YouTube. Poi si può impostare, come ho fatto io, il file dell'icona. Si deve aggiungere un'altra opzione, un altro with. Con, ho sbagliato anche a scrivere, grazie. Wait. Qui dobbiamo mettere il percorso dove ci sarà l'immagine. In questo caso il file deve essere ICNS. Vi posso poi, seguito con i doppi punti, vi posso dopo il link dove potete convertire file PNG in formato ICNS, appunto per le icone per l'utilizzo del Mac. Scrivo l'intero percorso. Dorina, un attimo, che se no, percorso della icona. L'icona si chiama punto, vi dicevo, ICNS.
chiudiamo. Vediamo cosa possiamo compilare. Infatti non è ancora finito. A questo punto ci dobbiamo mettere i bottoni, buttons. Aperta la parentesi graffa. Per chi non lo sapesse, la parentesi graffa nel Mac, nella tastatura del Mac, si fa con il tasto Alt e 8. Aperta parentesi graffa, il bottone lo chiamo cerca, virgola, il secondo bottone lo chiamo cancella. Un attimo, il secondo bottone cancella. Chiudo la parentesi graffa, per chi non lo sapesse nel Mac è Alt e 9. Spazio, definisco il bottone standard default button, che è il bottone cerca. Sto leggendo sull'altro monitor perché l'avevo già fatto e quindi mi riesce più facile. Quindi qui spazio, questa sarà il bottone standard e quindi ci scrivo default answer, default answer. La risposta la lascio vuota perché la risposta ci servirà in seguito. Chiudo la parentesi, vado a compilare. C'è un errore di sintassi. Un attimo, che ho sbagliato sicuramente qualcosa. Default buttons. So, ok, c'era un piccolo errore, adesso l'ho corretto. Andiamo a compilare, ecco qui, vediamo se possiamo. Praticamente questo è il primo pezzo del nostro script. Ho ottenuto una display dialog, sono queste finestre pop-up dove di solito ci vengono le informazioni. Trova il tuo video su YouTube, è quello che ho scritto qui, con titolo, with title, cerca su YouTube, il titolo è questo qui in alto. L'icona, questa qui, è questo appunto, with icon file, con i due bottoni, cerca è il bottone standard, default answer è il testo che scriverò qui all'interno. Ok, a questo punto andiamo avanti perché non è ancora finito. Adesso settiamo una nuova variabile, il nome della variabile button preset, nel senso bottone schiacciato. Anche per quelli come me che in inglese sono molto bravi, diciamo così. To button return, la variabile
Souls. Praticamente dico di sto impostando una nuova variabile button preset, cioè vuol dire il bottone schiacciato. Sto definendo che questa variabile sia il risultato del display dialog della variabile qui sopra. Poi scrivo una nuova variabile name cerca to text return of the results. Text return è una variabile standard di AppleScript. Ci sono alcune variabili standard, alcune semplicemente che possiamo definire noi. Text return of the results. Results. Praticamente adesso ho definito che i bottoni schiacciati siano i bottoni di questo inteso di questa finestra, e adesso ho definito una nuova variabile cerca. Un attimo che compilo così si vede meglio. Quelle in verde sono sempre le variabili. Ho adesso definito che la variabile cerca sia la risposta che viene generata qui nella finestra, quindi che il testo che ritorna sia quello che poi dovrò andare a cercare. Adesso capirete nella prossima riga. Adesso mettiamo una condizione. Se il bottone che è schiacciato, traduco in italiano ma comunque per chiunque che capisce l'inglese, è uguale a cerca, allora then altra funzione standard, open location, apriamo open location, doppio punto, scrivo l'indirizzo http youtube.com results, punto di domanda, un indirizzo molto lungo. Un attimo che lo copio, faccio prima. Questo è l'indirizzo di YouTube che è standard quando voi cercate qualcosa. Lo lascio vuoto, vuol dire che non è ancora completo. Dopo ci aggiungo un commerciale e ci aggiungo la mia parola cerca, la mia variabile cerca. Un attimo che compilo. Infatti non è ancora finito, non posso compilare perché non ho finito di scrivere l'espressione. Andiamo un attimo a capo. Se il bottone non è cerca, se io schiaccio cancella, facciamo eseguire il nostro programma un'altra opzione, in questo caso else if il bottone, scusate, il bottone schiacciato e cancella
Allora faccio eseguire un'altra operazione standard. 6, ok. Un attimo qui. Poi ci metto un end if. Vado a compilare. Ho sbagliato. Eccolo qui, il nostro programma è completo, ve lo spiego. La prima parte l'abbiamo già capita, praticamente solo la finestra di dialogo con il bottone, con il tasto di ricerca, appunto con lo spazio per default answer è vuoto, vuol dire appunto la possibilità di inserire del testo da ricercare. Poi qui ho definito una variabile che i bottoni schiacciati siano i bottoni del display dialog, questa espressione qui davanti. Ho definito una variabile cerca, praticamente che la nostra ricerca su YouTube sia il risultato del testo che io ho scritto, text return, no? Poi ho disposto una domanda o un'opzione. Se il bottone che è schiacciato era stato cerca, allora apro l'indirizzo di YouTube con la variabile cerca, praticamente con il risultato della variabile cerca. Altrimenti, se non ho schiacciato cerca, ho schiacciato il bottone cancella, gli dico al mio Mac di dire ok, è finito il programma. Ve lo faccio scusate, eccolo qui. Se adesso trovo production cerca, me l'ha aperto sull'altra finestra, sull'altro monitor. Comunque me l'ha trovato. Adesso ve lo faccio di nuovo partire. Se adesso... Ok. Non so se avete sentito. Lo faccio ripartire di nuovo. Se adesso... dico cancella. Ok. Ricevo come feedback la risposta. Ok. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, spero di essere stato chiaro, di essere stato utile. È una piccola spiegazione di AppleScript, la prima vostra applicazione. Poi qui semplicemente dovete salvare la vostra applicazione. Un attimo che la salvo, ve la faccio vedere. Salvate e poi qui dovete come applicazione, e poi la volete salvare dove voi vi pare, ecco. Niente, vi ringrazio per l'ascolto, ci vediamo alla prossima con un nuovo AppleScript. La prossima volta vi farò vedere come si può fare un auto login su internet, insomma attraverso AppleScript. Ci vediamo alla prossima, grazie per l'ascolto.